La diocesi di Teramo Atri, in collaborazione con l'Università di Teramo, lancia un'agenda culturale per il rilancio del territorio teramano, disastrato dagli ultimi eventi sismici e naturali. Spopolamento, povertà, sfiducia hanno bisogno di risposte ed è quello che esperti e istituzioni hanno tentato di dare nel corso di un convegno nell'aula magna dell'Ateneo Teramano dal titolo particolarmente evocativo «Prevenire, investire, costruire». Qualche mese fa è venuta a Teramo, noi l'abbiamo intervistata, le abbiamo chiesto cosa fare per questa ricostruzione, questa provincia un po' in dissesto. Cosa è stato fatto da allora? Beh, innanzitutto, se si ricorda, ho incontrato il comitato dei cittadini che abitano negli immobili di edilizia popolare pubblica. Loro sono finanziati al 100% per ricostruire le loro case. Avevamo detto che avremmo dato una mano a risolvere questo problema, oggi loro sanno che gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei loro immobili sono finanziati al 100%, quindi si tratta di cominciare i lavori. Perché non sono partiti ancora tutti questi lavori? Ma io vedo che il numero delle domande sta aumentando, abbiamo rafforzato il personale degli uffici speciali per poter essere più veloci nelle risposte. Siccome l'ordinanza è stata pubblicata il 18 di gennaio, diciamo che io mi do 2 mesi di tempo per verificare se questa ordinanza si esprime in tutta la sua capacità di semplificare. Fra 2 mesi tiriamo la riga e vediamo se effettivamente i risultati ci sono stati. È un'ordinanza che abbiamo costruito ascoltando tutti e cercando di capire da parte di tutti quali potevano essere i vulnus. L'occasione del convegno è stata anche la 40ª giornata per la vita. La diocesi di Teramo è in prima linea per ricostruire questo territorio. Sì, credo che uno dei compiti più importanti in questo momento delicato, certamente c'è un passato dove si è fatto molto, ma c'è necessario ancora di più ricostruire una comunità, perché la ricostruzione non può partire se non c'è una condivisione di una progettualità che è di carattere culturale, sociale e comunitaria, e la Chiesa deve farsi carico offrendo non soltanto le sue strutture ma soprattutto offrendo l'annuncio del Vangelo, perché l'annuncio del Vangelo, come è oggi la giornata per la vita, abbiamo voluto realizzare questo convegno proprio in occasione della 40ª giornata per la vita, dicevo, il Vangelo può essere davvero una forza che unisce tutte le realtà che sono operanti sul territorio, perché se non c'è un'anima, se non c'è una condivisione di contenuti, sarà poi difficile poter camminare insieme. Anche l'Università di Teramo è in prima linea per sostenere la ricostruzione di questo territorio. Certo, io declinerei il termine di ricostruzione in modo più ampio, quindi non solo a livello strutturale ma anche a livello culturale e formativo. Quindi noi, attraverso proprio le nostre mission principali, quindi che è la formazione, quindi attraverso i nostri ragazzi, che ripeto per l'ennesima volta la vera energia rinnovabile di questo paese, e anche attraverso la ricerca e la progettazione sul territorio. Quindi ricostruzione intesa sia in senso strutturale ma anche in senso economico, sociale e culturale.